Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Planet Coaster. Stiamo per affrontare la seconda parte della nostra carriera, della fiaba della principessa Amélie. Allora, tenuta Silversmith. Per ripagare i debiti che l'affliggono, la famiglia Silversmith ti ha affidato la costruzione di un parco a tema sui terreni della sua proprietà. I Silversmith sono però gente all'antica e vogliono solo attrazioni tradizionali. Perciò fai tanta pubblicità per le famiglie e crea attrazioni che valgano il prezzo del biglietto. Oh, dimenticavo, costruisci una con attenzione, dato che la proprietà tratterà una percentuale su eventuali rimborsi. In che senso? Non ho capito quest'ultimo fatto, raga. Vabbè ragazzi, allora nel frattempo che carica, mi raccomando, lasciate like al video e soprattutto iscrivetevi al canale, perché iscrivendovi al canale mi fate crescere e crescete anche voi, perché se vi piacciono questi video vuol dire che possono piacere anche ad altri e tramite voi possono arrivare a conoscerli. Finora sono l'unico in Italia che ha fatto la serie su Planet Coaster completa della carriera, quindi un premio me lo merito, voglio dire. Vabbè che gli episodi durano tanto, però oh, e che cazzo. Vabbè, questo l'abbiamo già letto prima. Un cambio di scenario, non è vero, Oswald? Un parco a tema che non punta solo alle novità più strepitose, ma che si concentra sulla tradizione e sulle famiglie. E che palle! Sai com'è? A volte perdi di vista le famiglie quando sei a caccia di attrazioni sempre più emozionanti. Possiamo vederla come un'opportunità. In realtà non è neanche connesso da quello che ho visto. Per rivolgersi a chi preferisce un ritmo di vita più tranquillo. Ti prego, dimmi che non hanno vietato le montagne russe. No, Oswald. Comunque, bisognerà puntare a una pubblicità ben mirata per popolare questo posto. Ah, c'è il percorso battuto. Sarò sincero, Cynthia. Sono più preoccupato per tutta la strada che dovranno farsi i visitatori una volta varcati i tornelli. E infatti. Questo parco è troppo decentrato. Ma forse con qualche attrazione di trasporto e dei posti dove potersi sedere. Ok. Le attrazioni di trasporto aiutano i visitatori a spostarsi più agevolmente all'interno del parco. Una singola attrazione di trasporto può essere collegata a più stazioni dove i visitatori saliranno o scenderanno. Bellissima questa cosa, non la sapevo. È bene costruire le stazioni in luoghi di interesse per i visitatori. Puoi aprire o chiudere le singole stazioni per impostare il prezzo specifico di un biglietto per una corsa per la stazione successiva. Ricorda che i visitatori saranno felici di spendere di più per le attrazioni di trasporto che attraversano gli scenari interessanti. E quindi attrazioni con tracciato dovrei fare. Io pensavo che l'attrazione di trasporto fosse... fosse qualcosa tipo appunto il... mettere qua una giostra in modo tale che questi quando vanno non si annoiano. Allora, mettiamo innanzitutto pausa, anche se in teoria dovremmo essere in fase di guadagno. Allora, speravo ci fossero più attrazioni. Ok, allora, calma e sangue freddo. Rimettiamo il play, voglio vedere se i soldi aumentano. Allora, come attrazione di trasporto, quindi dobbiamo costruire una montagna russa. Da quello che ho capito. Oppure dobbiamo fare la ricerca. Ricerca e sviluppo. Ah, abbiamo pure un prestito, grande. 25.000? È sommersa dai debiti sta cosa. Attrazione con tracciato, quick draw. No, non mi interessa il quick draw. Montagna russa, Wendigo. Quindi raga, sì, i soldi aumentano un pochino, ma dobbiamo cercare di farli aumentare decisamente di più. No, qui siamo usciti dal parco. E allora, intanto li dobbiamo piazzare qualche altra attrazione intorno. Per esempio, una gliela mettiamo qui. Ok, gli direi di mettere attrazioni emozionanti, attrazioni tranquille, ecco qui. Questa è il Magic Twirl, l'abbiamo già visto in passato.
Direi di sfruttare questi alberi anche come coda. La... Allora, gli mettiamo una bella roba di legno. Metti gli angoli fissi. Olè. La coda è un po' corta, però ragazzi ho notato che mettendo code troppo lunghe il prestigio dell'attrazione diminuisce. Quindi meglio mettere una coda lunga che magari la trovano piena, però almeno non diminuisce il prestigio. Quei percorsi, ragazzi, continuerei sulla falsariga dei percorsi usati dal parco. Però potevano anche mettere il recinto, voglio dire. Che cazzo. Allora, dobbiamo costruire anche uno scenario. Sbagliato? Ok. Allora, filtro, tema scenario, direi fiabesco, dai. Li mettiamo. L'uscita sportiveggiando. Ok, scusate, piccola interruzione. Gli ho piazzato qualche cosa di accampamento, però non gli piace. Cioè, al 38% ancora, porco zio. Allora, gli mettiamo qualche fioriera in più. Qui. È un po' storta, lo so, però. Chi se ne frega. E qui. Qua no, perché ci dobbiamo fare il salto alla coda. Piuttosto la piazziamo qua, in mezzo. E poi lungo tutto lo scenario. Qua c'è il fuocherello, quindi evitiamo di dar fuoco ai fiori. Vediamo adesso come va. 96, direi che va bene. Dobbiamo costruire il salto alla coda, ragazzi. E dobbiamo costruire anche l'ufficio per le info. Allora, qua ci piazziamo l'ingresso del salto alla coda. E qua non si può piazzare l'uscita, perfetto. Per il salto alla coda ci facciamo un bel lastricato. Tiè. No, troppo. Perché non lo collega più? Sì, ma io non voglio che... Oh, benissimo. Tiè. Ok. E allora, questa attrazione è completa. Direi anche di aprirla. Tieni. E... Ah, ok. Beh, di già. Come si dice, chi non risica non rosica. Certo, per ora abbiamo per lo più risicato senza rosicare molto, ma stai facendo notevoli progressi. Sai, fare progressi è come fare un omelette. Prima ci vogliono delle uova. No, questa volta non mi è venuto. No, infatti. La prima parte. Allora, dobbiamo raggiungere un valore del parco di 20.000 come argento e una valutazione di 600. Io, ragazzi, onestamente non costruirei un'attrazione di trasporto perché non ho idea di come farla, più che altro. Cioè, non so se dovrebbe essere un'attrazione con tracciato. Però non ho idea. Questa è un'attrazione acquatica. Forse dobbiamo fare un po' di ricerca. Forse, eh. Allora, però nel frattempo li dobbiamo sistemare qualche cestino dei rifiuti. Sempre a tema fiabesco. Ok. Perché non ci sono proprio. Cioè, è assurdo. È assurdo non mettere qualche cestino qua e là. Ho capito che in questo gioco i cestini dei rifiuti sono molto, ma molto importanti. Lo sistemiamo uno vicino all'uscita della coda. Anzi, ne mettiamo due vicino all'uscita della coda. C'è un albero. Allora, in questo mese abbiamo guadagnato 1300. Quindi comunque non sta malissimo economicamente il parco, eh. Comunque c'è un guadagno nonostante i prestiti. Ok, dopo i cestini sistemeremo anche delle panchine. Però ragazzi, non ve le faccio vedere perché sennò il video esce troppo. Ok ragazzi, panchine qua e là sono state messe. Ora creiamo
L'edificio staff. Strutture. Ma perché mi dà quelle dei pirati? Voglio quelle fiabesche. Allora, i bagni, giusto. Allora, i bagni li sistemiamo qui perché è un pochino più affollato. Tiè. Ce ne piazziamo uno da qua e uno dall'altra parte. Benissimo. Street Cox. No, io volevo proprio l'ufficio informazioni. Eccoci qua. Questo lo dobbiamo mettere proprio all'ingresso. Ah, non abbiamo l'ufficio informazioni. Il bancomat neanche. Entrata del parco. Edificio staff. Questo lo dobbiamo montare comunque. 1400 mortacci l'oro. Allora, io lo sistemerei a metà strada. Ups, ho sbagliato. Quindi più o meno qui. Tra l'una e l'altra trazione. Oh, lo prendi? Tacci tua, perché non lo prendi adesso? Ah, adesso sì. Vabbè. Olè. Tre persone, tre posti nell'edificio staff bastano e avanzano. Allora, io vorrei provare a fare qualche ricerca per arrivare poi attrazione contracciato. Direi di cercare questa quick draw e di mandare avanti il tempo. Voglio arrivare a sbloccare l'attrazione per il trasporto. Voglio proprio provare com'è. Allora ragazzi, riprendo un attimo la linea. Questo è un momento critico perché questa trazione si è già rotta. Portaci sua. Molti visitatori hanno sete. Allora, calma, calma. Visto che qua c'è un po' più di casino, come dicevo prima, gli sistemiamo la roba per bere qui. Street Fox Coffee. Ok. Ne mettiamo più di una così non rompono i coglioni. Cosmic Cow Milkshakes. Non riesco a parlare oggi, scusate. Ok, ci sono solo queste due. Gli sistemiamo anche una per mangiare, magari. Chief Beef, vai sul sicuro. Eccoci qua. E gli aumentiamo i prezzi di 50 centesimi per botta. Allora, olè. Invece, per quanto riguarda queste, anche qui gli aumentiamo il prezzo. Espresso doppio, cappuccino. No, il decaffeinato deve essere aumentato tanto, ragazzi. Il decaffeinato costa quanto un caffè normale, cazzo. Allora, il milkshake vanno alla grande, a quanto pare. Quindi mettiamola a 6. Ok, Rolling River è stata riparata nel frattempo. Tutti al milkshake vanno, nessuno vuole il caffè. Vedi? Ne sistemiamo un altro allora. Milkshakes. Il problema è che qua io ci vorrei fare una stazione. Olè. Vedi, vedi che la gente va? Mi sa che dobbiamo costruire anche un'altra per mangiare. E pizza pen, pizza pen va. Pure col sasso in mezzo, chi se ne frega, va. Vai, ok. Dobbiamo sistemarci qualche altro cestino qui. Ecco. Dove stanno? Eccolo qua. Perché qua sicuramente i clienti faranno casini. Tiè. Direi che può anche bastare. Mi ero dimenticato, ragazzi, di mettere i bagni a pagamento. Scusi, perché deve essere a gratis. Anche perché ci perdiamo un sacco di soldi. Mettiamo 80 centesimi. Tiè. Qua c'è il tipo a pulire.
Ok, l'ha messo anche di qua, perfetto. E adesso aspettiamo un altro po'. Abbiamo costruito tanto, ragazzi, e ovviamente abbiamo finito un attimo i soldi. Quindi prima di procedere, attenderemo. Ok, allora ragazzi, abbiamo un progetto di ricerca pronto che è QuickDraw, però non lo voglio installare, voglio semplicemente vedere se mi compare niente. Un altro progetto di ricerca, ma non compare. Allora, direi di ricercare a questo punto le tazzine e la montagna russa Wendigo. Elevazione con ruota a frizione. Non ho idea di cosa significhi, ma la ricerchiamo. E a questo punto ricerchiamo anche l'altra montagna russa. E, come potete vedere, ragazzi, ho anche aumentato la rata del prestito, così ce lo togliamo prima davanti. Infatti, da 38.000 adesso dobbiamo restituire. Ma scusi, abbiamo preso 25.000 dollari e dobbiamo restituirne 32.000? Non ho idea del perché. Vabbè, comunque, dicevo, ho aumentato il prestito, la rata del prestito. Magari ci andremo a perdere per il primo periodo, ma almeno ce lo togliamo prima di torno. Io a questo punto aspetterei che ci ricerca le tazzine, ce le sistemiamo qua intorno, non, gli leviamo qualche albero oppure la sistemiamo qui proprio in mezzo, vicino all'ufficio staff, e vediamo un po'. Però ragazzi, non vorrei chiedere un altro prestito, anche perché poi lo sapete che diventa un circolo vizioso. Vedete che dobbiamo raggiungere solo la valutazione del parco di 600. Possiamo andare avanti anche molto tranquilli. Ok, ragazzi, ci ha scoperto le tazzine. Ho dovuto interrompere questa trazione perché comunque stiamo andando abbastanza sotto, come potete vedere, come economia, e dobbiamo attendere un attimo prima di riprendere la ricerca. Vedete che neanche le tazzine possiamo costruire perché costano, quant'è? 900, noi abbiamo 770 al momento. Ma andiamo avanti un po' il tempo, vediamo se la situazione migliora oppure se peggiora ulteriormente. No, mi sembra che stia addirittura peggiorando. E forse dovrei diminuire la rata del prestito. Questo è un gioco da far con calma, ragazzi, non bisogna essere affrettati come l'altra volta nella struttura dei pirati dove eliminammo immediatamente il prestito. Oh, attenzione, abbiamo la possibilità di costruirle adesso. Bloccato da cosa? Dall'albero? Non c'è problema, lo togliamo. Vedete che infatti ci stiamo andando a perdere. 4 furti. Ah no, più 4 la valutazione del parco. Pensavo fossero i furti, mannaggia, mi è venuto un colpo. Allora, questo lo sistemiamo qui. Così. Olè, a posto. Allora, siccome non abbiamo i pass salta la coda, possiamo fare il cacchio che ci frega con la coda stessa. Fondi insufficienti. Ma davvero? Siamo a meno 16 dollari. Grande! Benissimo! Vabbè, adesso li recuperiamo. Tanto per fare un pezzetto di marciapiede ci vogliono 7 dollari. Il problema sarà lo scenario più che altro. Siamo ancora a meno 9. Cacchiarola! Ma veramente, ragazzi, siamo così rovinati? Scusi. E dalle. Ok, così può bastare. Dai! L'ultimo collegamento, su! Allora, e il prestigio al 40%, però dai, apriamola, che qualche soldino in più non ci fa male. Allora, anche per questa trazione, sistemiamo pieno carico e senza tempo mi minimo di attesa. Vedi come ci vanno i cristiani? E onestamente sistemerei anche un attimo il prezzo del biglietto. Mettiamogli 4 5 dollari, va. Vediamo se qualcuno torna indietro. Nessuno ci vuole andare? Sì, questi si stavano avvicinando e poi sono andati via. Eh sì, costa troppo. Costa decisamente troppo.
Però secondo me se li sistemiamo qualcosina attorno alla coda possiamo anche risolvere il problema. Cioè, gli mettiamo quest'albero mostruoso. Vediamo adesso com'è. 61, ma aumenta troppo lentamente. Spada nella roccia? Spada nella doccia? Tiè. Vediamo così. E adesso con 5 dollari ci entrano. Ora siamo al 77%. Gli metterei qualcos'altro, solo che abbiamo pochi soldi. Chiosco di fiori, ma mettiamogli questo. Dai, un'altra cosina, così andiamo al massimo. Solo che non abbiamo i soldi per permetterla. Siamo poveri. No, non possiamo più permettercela. E niente. Aspetta, calma. Siamo a 59 crediti. 102, perfetto. Ne riusciamo a sistemare un'altra? Abbiamo 21 crediti, 21 dollari. Adesso è al 100%. Abbiamo un nuovo progetto di ricerca pronto per essere svelato. Dovrebbe essere la montagna russa. Perfetto. Wendigo. Ok, questa potrebbe essere una trazione di trasporto. Ricerchiamo anche questa a questo punto. Nuova ricerca, montagna russa, Iron Fury. No, Iron Fury no. Piuttosto ricerchiamo il carosello, va. Dai, andiamo avanti adesso. Vedi adesso come la gente ci entra più volentieri in questa trazione, nelle tazzine? Ok, allora ragazzi, l'episodio lo concludo qui perché è già durato abbastanza. Noi ci vediamo nel prossimo e capirete come sono arrivato a costruire tutto questo. Ciao!